die before they forever ban. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Bentornati in questo ventoso video tutorial. Qui parla Simone Bonomi, bentornati nella taverna di Accordi e Spartiti. Correva l'anno 1962. Bob Dylan dona al mondo Blowing in the Wind, un brano dal punto di vista storico e culturale importantissimo perché pone fine all'epoca della musica da ballo, del rock and roll, del rockabilly e dà il via al cantautorato impegnato, un cantautorato di protesta e in questo caso di protesta contro la guerra. Andiamo però a vedere nello specifico come si suona, non addentriamoci in particolari storici che non sono neanche troppo di mia competenza. Il brano è in tonalità di re maggiore e va suonato con il capotasto al settimo tasto. Punto, fine della storia. In suoni reali quindi siamo in tonalità di re maggiore, ma ti dirò gli accordi in suoni trasposti, vuol dire che la suoneremo come se fossimo in tonalità di sol maggiore. Piccola curiosità prima di partire: se vuoi suonarla con l'armonica come ho fatto a inizio video, ti consiglio chiaramente di prendere un'armonica in tonalità di re. Qualora non fosse disponibile e tu avessi comunque questo matto desiderio di suonarlo con l'armonica, puoi provare ad abbassarla di due tasti, quindi di un tono. Le armoniche in do si trovano sempre e comunque funziona bene. L'intro è sull'accordo di sol. Gli accordi di tutto il brano sono tre, gli accordi del blues, quindi sol maggiore, do e re maggiore. Ciò che fa la differenza, oltre alla ritmica che vedremo a momenti, è proprio il movimento del basso, quindi ci sarà da far molta attenzione alle note che dovremo suonare sul basso. Andiamo a vedere quindi gli accordi della strofa, accordo di sol, accordo di do, do di passaggio con il basso di si e re con il basso di la, ritorno a sol, do e sol, quindi do, do basso si e sol, con una piccola acciaccatura sulla sesta corda, mi e sol, ma è talmente veloce che non lo metto neanche. Ripeto, sol, do, do con il basso si, re con il basso di la e sol, do e re. Ripeto uguale all'inizio della strofa, quindi sol, do, do basso si e re con il basso di la e sol, do, basso si e sol. Arrivo quindi al ritornello. La ritmica numero 1, che è la ritmica utilizzata dallo zio Bob Dylan, perché di zio Bob ce ne sono due, c'è anche Marley, ma in questo caso Dylan, tiene una ritmica del genere: ottavo sui bassi, ottavo sui cantini, ottavo sui bassi e una coppia di sedicesimi. Quindi pennata giù, 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 su. Sarà fondamentale, come ti dicevo pochi istanti fa, dividere i bassi dalle corde acute, perché il brano è fatto per chitarra, voce e tra parentesi armonica. Quindi bisogna essere super ritmici e super precisi. La pulsazione comunque è in sedicesimi, quindi la mano di regola dovrebbe avere un andamento del genere. Ti tiki 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 ti tiki tiki tiki. Solo così puoi essere preciso. Questo è l'intro, quindi una battuta. Parto con la strofa. Dovrai applicare questa ritmichina ad ogni accordo. Sostanzialmente è la ritmica numero 1. La ritmica numero 2
è una cosa che, una piccola modifica che mi permetto di fare, perché forse un po' per abitudine io il folk in generale lo accompagno un po' così. Vedi che la differenza è veramente poca, perché la pulsazione è sempre la stessa. È meno pa 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 pa, un po' più ricca, ecco. Sempre importantissimo la divisione dei bassi. Idem da applicare ad ogni accordo. E un ultimo veloce e fondamentale consiglio, plettro morbido, questo è un 50 mm, insomma, di una marca abbastanza famosa, rosso, plettro duro assolutamente no, non suonerebbe mai in questo modo. Sentiamo. How many roads must a man walk down before you can call him a man? How many must the wife say before she sleeps in the sand? Attenzione anche alle dinamiche che non sono affatto scontate. E mi abbasso. Arrivo quindi, bello sicuro e tranquillo, al ritornello. Se questo video tutorial ti sta piacendo e ci vuoi aiutare e supportare concretamente, iscriviti al canale YouTube di Accordi Spartiti, è semplice, gratuito, ci aiuti a crescere, noi continuiamo a fare video, quindi puoi continuare a guardarli. Prego. Occhio ora ai bassi, perché sono tanti e cambiano velocemente, bisogna stare, prestare attenzione. Quindi accordo di Do, the answer, Do basso Si, e Re basso La. Is blow, Sol e Do, il Do diventa basso Sol, ritorna basso Do, Do basso Si, Re basso La, Re basso Fa diesis e Sol. La scansione ritmica è la seguente. The answer my friend is blowing in the wind. Non è difficile, ma non è neanche scontata, soprattutto se dobbiamo tenerci sopra l'accompagnamento, quindi molto lentamente. All right. Yes, and how many times must the cannon go before they forever bend? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. E ripeto, uguale, la stessa identica progressione per la parte di armonica. Ma qualora tu non fossi in grado di suonare l'armonica, proverò a spiegarti comunque la piccola melodia su questo giro di accordi in modo tale da poterla eseguire. Comunque, canta da prima il Do sulla seconda corda, Do, Si, La sulla seconda corda, sulla terza corda, Si sulla seconda, La sulla terza e Sol sulla terza. Ripeto, Do, Si, La, Sol, Fa diesis sulla quarta e Sol. Sto sempre dicendo le note in suoni trasposti, ovviamente. Is blowing in the wind, the answer is blowing in the wind. E riparto quindi con la strofa, ritornello, coro strumentale, strofa, ritornello, strumentale ed è finita. Dal punto di vista della struttura poi è abbastanza semplice. Nel caso invece tu sappia suonare l'armonica, nel caso tu non lo sappia fare, comunque acquistala, è una spesa affrontabilissima e super divertente, è una bella skill anche per ogni chitarrista. Dicevo, nel caso tu sappia suonare l'armonica, continuerai a fare lo stesso giro, la stessa ritmica del ritornello.
is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Che bello, divertentissimo. Molto bene, io quindi tolgo l'impalcatura e dichiarerei anche concluso questo video tutorial. Spero ti sia piaciuto, spero tu l'abbia trovato interessante, utile e anche simpatico. Ti ringrazio per averlo visto fino alla fine e noi ci vediamo sempre qui sul canale YouTube o sul sito di Accordi e Spartiti però. Ciao!